Un incontro di grande profondità spirituale sulla figura di Giovanni Paolo II, un santo pienamente uomo i cui tratti sono stati tracciati in maniera unica da Monsignor Émeric Abongo, suo segretario particolare, nonché arcivescovo emerito di Luebo e canonico della Basilica di San Pietro in Vaticano. L'incontro, molto partecipato dalla comunità di Porto Salvo, guidata dal parroco Vincenzo Otera, rientra nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Paolo II Papa, di cui la comunità parrocchiale custodisce anche la reliquia del sangue. L'umanità ha conosciuto un grande Papa, la cristianità sta conoscendo un grande santo. Sua presentazione completa. Sono del suo avviso, come l'ha detto esatto, un uomo che è diventato santo. Siamo anche noi invitati sul suo esempio di diventare in Dio, perché siamo stati salvati con il sangue di Cristo, racconfortati con lo Spirito Santo, figli di Dio d'adozione, e siamo anche noi, ci aspettano dove la vita è eterna. Qual è il suo ricordo più bello legato a quest'uomo? Sua maniera di trattare con la gente, di avvicinare gli altri, di trattare i loro problemi, pensando che siamo inviati missionari della bontà, della misericordia e dell'amore di Dio. Trattare l'altro come quello figlio di Dio che è accanto a noi. E questo abbiamo imparato di lui e crediamo che la sua canonizzazione, beatificazione, canonizzazione hanno messo in luce queste qualità e virtù eroiche.